fantastici, tre dell'Ave Maria, incredibile. Averli radunati tutti insieme è qualcosa di pazzesco, sono troppo contento. Siamo giù la bambina. Ed è arrivata la bambina. Che spettacolo. Mi sembra di conoscerla. Mi sembra. È una grande fortuna quella di oggi perché riusciamo ad avere non solo la RSV1098 tirata a lucido, perfetta, esattamente come è uscita dalla fabbrica quel giorno in cui è nata nel 1998, ma abbiamo anche il capo progetto, Mariano Fioravanzo. Ciao Mariano. Ciao, ciao. Buongiorno, ciao. È veramente un onore per me averti qui con noi, con Moto.it e soprattutto in compagnia di questa fantastica RSV1000 che ho comprato, ti devo dire la verità, con la vera idea di produrre questa giornata oggi con te e con le altre persone che intervisteremo dopo. Mi puoi parlare di quando è nata? Allora, chiaramente l'Aprilia prima del modello RSV, la produzione era concentrata sulle moto di piccola cilindrata, sugli scooter, certo, e sulle enduro medie. Però per diventare un player a 360 gradi mancava il top di gamma, mancava la moto di grossa cilindrata. Per cui intorno al 95, 1995, si è cominciato a pensare, l'azienda ha cominciato a pensare a come potrebbe essere un modello per entrare nel segmento maximoto. Per cui sono state fatte in principio tutta una serie di valutazioni sul tipo di motore, un elemento non trascurabile nel complesso della moto. Per cui dopo aver analizzato i quattro in India giapponesi che erano chiaramente quelli più oltre, sì, di grido, che erano in quel momento presenti sul mercato, la concorrenza interna con la Ducati, le soluzioni sportive AV della Honda, le RC30, RC45, che in quel momento erano. Aver analizzato anche con dei pre-studi in termini di ciclistica qual era il layout migliore per chiaramente l'equilibrio o l'incastro fra motore e ciclistica era ritenuto da Aprilia fondamentale per avere un risultato finale ottimo in termini di prestazioni e del motore e soprattutto della ciclistica. Per cui la scelta è caduta ad avere un V stretto di 60 gradi, chiaramente era la soluzione che permetteva di avere un motore più corto possibile e soprattutto più stretto rispetto ai quattro cilindri, quindi quello dava dei vantaggi in termini di ingombro frontale della moto, di CX, e essendo corto anche di posizionamento del motore all'interno della ciclistica. Quindi questa sono state le valutazioni che hanno portato a scegliere quel tipo di configurazione di motore. Chiaramente decisa la configurazione del motore, chiaramente è cominciata la progettazione del Gol. Per la realizzazione del motore è stato scelto un partner storico di Aprilia, la Rotax. Per cui su input e sulle caratteristiche che doveva avere il motore, assieme è stato per primo progettato e sviluppato il motore. Parallelo chiaramente nasceva la ciclistica, per cui quando è arrivato il motore la ciclistica era pronta, per cui si sono incastrate le due cose ed è cominciato lo sviluppo completo del motore sulla moto. È stato uno dei pochi casi, forse fortunati, di motore progettato assieme al telaio. Se avete potuto partire da foglio bianco fondamentalmente, quindi avete scelto un layout, appunto come hai detto tu, molto corto, una moto comunque pensata anche per essere sportiva e allo stesso tempo molto bella da guidare, sempre come sono state le Aprilia, però mi è parso di capire poi nel corso del tempo, anche sentendo le narrazioni all'interno dell'azienda, che questa moto realmente all'inizio fosse nata come uno sport touring. È vera questa storia o è... Sì, c'è del vero? In quel momento lì
forse il riferimento era, chi si ricorda, il CBR 900. Certo. Il CBR 900, che non era una sportiva pura, era una sportiva touring, diciamo. Però in quel subito dopo è nato la Ducati 916. Ah, ok. E questo ha chiaramente spostato l'asticella più in alto e soprattutto in una direzione un po' diversa dal CBR 900. Certo. Per cui è il motore che in origine doveva essere 900 cilindrate è stato portato subito a 1000. Ok. E anche l'input non era più una sportiva stradale, ma era una sportiva con la S maiuscola, per cui è cambiato un po' l'indirizzo e l'obiettivo del progetto. È stato un progetto anche molto discusso, più che altro in termini di stile, ma poi ne parleremo con Frisona di questi dettagli. Però una cosa che mi è sempre piaciuta di questa moto è che siete riusciti, nel contesto di una moto comunque con grande carenatura, con un'estetica comunque anche importante, a far risaltare quella che era la sua componente meccanica, perché quasi ogni elemento di questa moto ha una funzione meccanica e non è solamente una questione di estetica. Allora, sicuramente era il primo progetto, come si diceva prima, di Maximoto per Aprilia, per cui l'attenzione sia interna che anche della concorrenza era veramente puntata col mirino. Per cui non abbiamo effettivamente trascurato niente di quello che poteva essere, dai dettagli, a chiaramente alle componenti importanti, alla tecnica che era fondamentale per la moto sportiva. Certo. Per cui, è stato un progetto abbastanza impegnativo per l'azienda e per chi ci lavorava. Quanti anni di sviluppo ha richiesto questa moto? Beh, diciamo che motore compreso, 2 anni e mezzo. Due anni e mezzo, che considerando che c'è ciclistica, il motore è un tempo abbastanza corto in quel periodo lì. Adesso chiaramente forse si riesce a far meglio, però la tecnologia e le soluzioni che si possono mettere sul tavolo per la progettazione sono migliorate rispetto a quelle che c'erano 25 anni fa. Certo. Qual è secondo te l'elemento che ha fatto la differenza allora rispetto alle altre moto? E se c'è anche un elemento che ancora oggi ritrovi moderno anche nella produzione delle moto che vedi anche di altri concorrenti, insomma di moto di serie? Sicuramente il telaio e il forcellone hanno una tecnologia che possiamo dire che è quasi esclusiva di Aprilia, perché combinare il telaio con elementi fusi e soprattutto lamiera e non estruso è una cosa che è rimasta nella tradizione Aprilia. Anche gli ultimi modelli RSV4 usano quel tipo di tecnologia lì, che i giapponesi non usano perché è troppo complicata, troppo critica, troppo delicata per una produzione. Quindi ha bisogno di una industrializzazione e una tecnica di costruzione veramente particolare. C'è stato un momento in cui hai pensato che eri sulla giusta strada nel momento in cui la stavi progettando e invece magari una sera che sei tornato a casa e che hai detto Madonna, sto sbagliando tutto? Allora, è chiaro che il progetto della moto io lo confronto sempre a uno quando studia per andare a fare l'esame all'università, per cui dice sono preparato, però finché non hai il risultato finale, che non è che lo decidi tu, lo decidono altre persone al di fuori dell'azienda, e sempre ti lascia sempre un attimo di... È chiaro che l'esperienza che avevamo in Aprilia sulla ciclistica, un po' l'aiuto del reparto corse, eravamo abbastanza convinti che la strada e le soluzioni scelte erano giuste.
La cosa che secondo me mi sarebbe piaciuto fare è fare da subito la versione col doppio scarico. Col doppio scarico. Perché ritengo che un silenziatore di quelle dimensioni lì non fosse il massimo per la cosa. Anche se adesso vediamo i quattro cilindri che per le normative cambiate utilizzano dei mega silenziatori, certo, che sono aumentati man mano che aumentavano i limiti, certo, per quanto riguarda le omologazioni, inquinamento e rumore. A dire il vero, più la guardo la moto con questo scarico e più così sembra un fumetto giapponese. E devo dire che ho la Krapovic a casa, quella sua originale Aprilia Racing, però non ho voluto metterla perché è forse uno dei dettagli, non dico più belli della moto, ma paradossalmente quello che era un elemento che anche tu l'hai confermato, soprattutto all'inizio si pensava come brutto e antiestetico, per tutta una serie di ragioni, tra l'altro con un tecnicismo di produttivo pazzesco, però oggi forse è anche l'elemento che la contraddistingue di più. Come tutte le cose, no? Cioè, la mia era un'osservazione dal punto di vista tecnico ingegneristico, dal punto di vista ingegneristico. Dal punto di vista estetico, anche le cose che inizialmente magari non sono il top, alla fine diventano un must per quel coso, no? Certo. Quindi cambiano proprio il modo con cui li vedi e con cui le vedi, e poi dici sì, è grande, però è una caratteristica. Certo. Quanti telai avete fatto prima di arrivare alla definizione di questa moto? Cioè, penso che ci avete girato intorno parecchio, perché ho visto diverse foto della moto, anche con design differenti, anche nel libro di Claudio Pavanello, insomma, si può ammirare in diverse configurazioni. Quanti prototipi, quante telai, quante moto sono state realizzate poi per arrivare alla definizione di questo modello? Allora, più che un numero di telai, diciamo che nella all'inizio progettazione i primi telai nascono pluriregolabili. Mm. Ah, ok. Quindi con lo stesso telaio hai la possibilità di spostare il motore, spostare il canotto, spostare il tipo del porcellone, per cui un telaio che non è quello definitivo, perché chiaramente avendo tutte queste regolazioni è più pesante, però in termini di geometria ti permette di andare a verificare la situazione ottimale. Fatto questo primo passaggio, allora si passa al telaio più evoluto, diciamo, e verifichi che le soluzioni, che le scelte fatte col telaio P0, chiamiamolo, che in gergo presentazione è il primo, erano state corrette. La scelta del motore, c'era già la frizione antisaltellamento, giusto? Era una moto che aveva già delle caratteristiche che poi sono arrivate. Sì, aveva un sistema di frizione antisaltellamento abbastanza particolare, perché è stato un brevetto Rotax, dove sfruttava, a differenza dei sistemi attuali, diciamo, era un sistema a depressione che sfruttava la depressione prelevata dai corpi farfallati quando si chiudeva il gas. Quindi attraverso una membrana andava a scaricare le molle della frizione. Quindi geniale. Un progetto. E Rotax l'ha proposto e vi è piaciuto? È una cosa che avete detto, ok, lo integriamo all'interno di questo... Sì, allora, non era ancora presente sulle moto sportive stradali in quel momento. Era presente però sulle moto RC45, per esempio, di Honda per l'attività sportiva. Per cui era una soluzione che stava arrivando, adesso è diffusa al 100% praticamente. Poi nel corso del tempo l'RSV si è evoluta, è diventata poi diciamo anche la base per l'RSV4, di fatto tutta l'esperienza che avete accumulato su questa moto. Tu tra l'altro hai firmato il progetto dell'RSV4, chiaramente in stretta collaborazione con Dall'Igna, che era il capo del reparto corse. Sì, anche questa chiaramente ha avuto dei collegamenti con Dall'Igna, con il reparto corse, che in quel momento era Vitme.
perché era previsto lo sbocco sportivo in Superbike. Perché si dice sempre poi che c'era un forte legame tra quello che era il reparto corse e il reparto di produzione di Aprilia, ma era vera questa cosa? Cioè si verificava anche nello scooterino come ci raccontavano o era... Chiaramente il reparto corse è sempre in termini di soluzioni tecniche più avanti. È l'antenna tecnologica. È l'antenna tecnologica, per cui se non soluzioni complete, parte di soluzioni o idee o... chiaramente vengono trasferite dal reparto corse alla produzione. Domanda un po' più personale, in Aprilia con Beggio, lei viene dall'Aver, tu vieni dall'Aver davvero? Sì, come ti sei trovato poi quando sei entrato in Aprilia? Che mondo hai trovato? Beh, chiaramente cambiare azienda ti dà sempre, però arrivando da una situazione che era un po' critica, tra virgolette, la Laverda, lo spirito, l'effervescenza, l'entusiasmo che c'era, era incredibile la differenza. Tecnicamente era forse migliorabile. Difatti, dopo quel tempo, è continuato anche da quel punto di vista migliorare sempre di più in termini di progettazione. Era un'azienda molto giovane, dove non c'erano progettisti di esperienza decennale e quindi sì, l'introduzione di gente un po' più di esperienza ha aiutato un po' tutto l'ambiente a crescere. Certo. Però è stata sicuramente un passaggio che non dimenticherò mai, perché è stata una svolta, almeno per la mia vita professionale, epocale. Ma invece Beggio che tipo di personaggio era? È scomparso insomma anche da poco tempo, è una persona che comunque ha rivoluzionato a suo modo il modo di intendere sia la moto sportiva ma direi anche soprattutto la motocicletta. L'Aprilia aveva un'organizzazione veramente singolare, perché in quel momento, almeno quando sono arrivato io per un certo periodo di tempo, non aveva lavorazione interna, non faceva niente di... era tutto delegato all'esterno, per cui una struttura molto agile. Chiaramente era importantissimo scegliere i fornitori, i partner corretti, i partner giusti, che seguissero la filosofia e lo spirito Aprilia, questo in termini di organizzazione. In termini di cosa era... persona molto intelligente, molto esigente e quindi si lavorava molto, gli obiettivi erano sempre sfidanti, sia tecnici che di qualità che economici, che spaziava a 360 gradi sul business plan del progetto, certo. Quindi bisognava lavorare. Beh, posso immaginare. L'Aprilia di oggi è un'altra cosa, tanto è vero che poi anche le buste paga sono firmate Piaggio S.P.A., no? Quindi realmente poi se vai a cercarla anche nell'elenco del telefono, Aprilia non esiste. Però è rimasto un brand comunque molto forte, molto, molto radicato, soprattutto nelle persone che hanno dai 35 anni in su. Ed è un brand che comunque significa, pensi ad Aprilia, pensi alle vittorie nelle corse, pensi soprattutto alle moto da gara. Tu hai vissuto anche un breve periodo, diciamo la tua parte finale di carriera in Aprilia nel gruppo Piaggio. Cosa è cambiato? Secondo te alcune dinamiche sono cambiate per via di Piaggio o sono cambiate perché è cambiata la moto ed è cambiato il modo di proporre la moto? Allora, il gruppo Piaggio è entrato in Aprilia nel 2005. Io sono uscito dall'Aprilia nel 2013, okay. Io ho vissuto un bel periodo, di sovrapposizione. Allora, inizialmente l'organizzazione anche di Aprilia prevedeva dei business unit diverse, per cui Aprilia era un business unit separato, faceva parte del gruppo però aveva la sua autonomia per un certo periodo. Finché è nato l'RSV4 ancora con questo tipo di organizzazione.
Dopo un po' alla volta è stata sempre più spogliata da questa autonomia, concentrando chiaramente le attività generali sotto la gestione diretta di tutto pianto. Ufficio acquisti. Sì, si è cambiato tutto l'organizzazione. Si è cambiato un po' tutta la. Mai ritrovato lo spirito veggesco o se poi man mano nel corso del tempo perso? Cioè l'Aprilia che abbiamo conosciuto e che ha dato vita a questa moto, si è poi ritrovata secondo te o è migliorata magari anche, perché poi comunque o migliorata è una parola un po' particolare. Chiaramente il gruppo Piaggio non aveva nel DNA la moto. Ok. Quindi non è stato semplice all'inizio interfacciarsi con persone dove non hanno questo spirito, la cultura. Questa cultura. Non perché siano incapaci, perché conoscevano un mondo diverso. Non conoscevano il mondo moto. Conoscere il mondo moto non vuol dire guardo il giornale quali sono le moto della Honda, quali sono le moto della Kawasaki. Conoscere il mondo moto è un po' più profondo. Certo. Però dopo un po' alla volta questo si è smussato, si è riadattato. La loro sfortuna è che eravate bravi a fare anche gli scooter e quindi non è che potevano dire ti insegno a fare lo scooter, perché eravate bravi a fare pure quelli. Quindi insomma certo, poi Piaggio ha un'organizzazione internazionale, ha la Vespa che è un elemento iconico, chiaro, che solo loro sanno fare in quel modo lì, quindi indubbiamente sono un'azienda fantastica. Chiaro. Però chiaramente forse è stato soprattutto nei primi anni siccome è difficile capire come sviluppare poi anche il business della moto da corsa e direi che comunque adesso ci sono arrivati, stanno facendo anche delle bellissime moto, però hanno avuto degli anni in cui si è vista un'evidente difficoltà nello sviluppo di alcuni prodotti e secondo me soprattutto all'inizio non sono riusciti a leggere al 100% quello che era l'essenza di personaggi come voi che vivevano la moto, la masticavano la mattina e la sera e soprattutto siete stati maestri e firme di prodotti eccezionali come questo. Che voto ti dai per questa moto adesso, anche rivedendola? Dici, mi do 10. Se è inquadrata in quel momento, non dico 10 perché la perfezione non esiste dal punto di vista mio, però un 9 sicuro. 9 sicuro. Grazie Mariano, grazie mille. Adrizza dritto, si può a sinistra. Ah, aspetta, sì, hai ragione. Sì, Mariano, sì. Che tipo di mitico? No, forse no, non è bello. Però, questo è metallo. Metallo. Questo è l'altro, un vero serbatoio. L'altro è. Questo è un vero serbatoio. È entrato in quella tecnologia di comunque ho un ricordo di questa moto unico. Dopo ce lo racconti. Unico. Sì. Chi sei che le ha fatte queste? Queste? Qua? Chi le ha fatte queste qua? Questa è di un pesce. Per l'aerodinamica. Che rovine che spaccano l'onda. Ma dove Mariano? Perugia delle punte. Sì. I dettagli, sì, i dettagli. Pazzesca. Di... Molto ergonomica questa. Sì. Scritta qua. Difficile? Cazzo era tutto spazzolato, dopo veniva messa una decalco che aveva l'adesivo, i vuoti. I vuoti, sì. I vuoti di questo che veniva sabbiata a mano. Mamma mia. Ed era difficile farlo uniforme perché. Sabbiata a mano. Robot. Su tutte le moto.